mattina, intorno alle 11, una donna di 42 anni, di Porto Torres, che proveniva dalla cittadina turritana a bordo di una Smart, in via Budapest ha imboccato la curva probabilmente troppo larga, urtando il cordolo della carreggiata e capottando. Sul posto prontamente sono intervenuti la polizia municipale, che ha regolato la viabilità, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, che ha trasportato la donna, che fortunatamente sembra non aver riportato grossi traumi, al pronto soccorso. La bonifica del sito di Porto Torres è ben lontana dall'essere realizzata. È la conclusione del dossier realizzato da Legambiente, che ha presentato la situazione dei territori italiani inquinati e che ancora attendono di essere ripuliti da metalli pesanti e discariche nocive. Tra questi c'è l'area agricola a ovest di Porto Torres, dagli anni 60 destinata ad un uso industriale con l'insediamento di impianti per la chimica di base. Nel corso del tempo il sito si è ampliato e diversificato, sviluppando anche un polo elettrico come la centrale ON, aree di stoccaggio di materie prime e prodotti petroliferi e altre aree industriali di varia natura come aree del consorzio ASI comprendenti industrie chimiche, meccaniche, stabilimenti laterizi, discarica e depuratore consortile. Oltre al diffuso stato di contaminazione su larga scala, secondo i dati riportati dal Ministero dell'Ambiente nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, risultano in alcune zone del sito alcune particolari criticità dovute all'inquinamento prodotto negli anni nel settore A dello stabilimento petrolchimico area Ineos Vinils S.p.A., dove si sono riscontrate forti contaminazioni da idrocarburi leggeri, pesanti, alifatici, clorurati, cancerogeni, fino alla profondità di quasi 25 metri dal piano campagna. La situazione ha portato all'incremento dei provvedimenti di messa in sicurezza di emergenza della falda dell'area, con una nuova e inevitabile rimodulazione dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica. Per le aree a mare che ricadono nel sito la situazione sarebbe compromessa sia dalla presenza di scarichi dei reflui industriali e civili, nonché dall'inquinamento prodotto dal traffico marittimo e dalle attività industriali che si sviluppano sulla porzione a terra antistante il sito. Le analisi hanno rilevato anche la presenza diffusa di idrocarburi pesanti nei sedimenti marini. Insomma, nonostante i progetti, i terreni risultano ancora inquinati, soprattutto per una difficoltà: la bonifica del sito di Porto Torres è ben lontana dall'essere realizzata. La complessa procedura tecnica ed amministrativa che porta a questo obiettivo non deve essere un attenuante sul fatto che il problema principale è sempre stato e rimane tuttora la volontà di portare a termine la bonifica da parte dei soggetti individuati responsabili dell'inquinamento. Ancora un blitz di protesta per Casa Pound. Ieri mattina alcuni striscioni sono stati affissi a Santa Maria, uno degli ingressi della città immerso tra edifici incendiati e mai bonificati, altri abbandonati al loro destino. E poi c'è il centro intermodale, da tempo oggetto del penoso rimpallo di responsabilità tra enti. Concilie Costa, 30 anni di abbandono, centro intermodale, 5 anni di abbandono e degrado. Semolerie Azzena, 26 anni di abbandono e degrado, sono solo alcune delle scritte comparse sugli striscioni che Casa Pound ha utilizzato per sensibilizzare in qualche modo le istituzioni ad utilizzare questi edifici in altro modo, per creare spazi culturali e smuovere una situazione penosa che si trascina da anni. Si fanno progetti, si discute, ma finora non è stato fatto nulla di concreto. Tutto questo a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria di Betlem, attrazione per i turisti, specialmente con la discesa dei candelieri, e in una zona ad alta densità di traffico, immersa in uno scenario di degrado e abbandono che non è certo un buon biglietto da visita per la nostra città. Proseguono gli appuntamenti elettorali in vista delle regionali di domenica 16 febbraio. All'Hotel Grazia Deledda di Sassari, Franco Cucureddu ha tenuto un incontro elettorale nel quale ha presentato il libro Franco Cucureddu, La mia idea di Sardegna. Raccoglie, ha spiegato, gli stralci più significativi degli interventi svolti in Consiglio regionale, dai quali emerge la sua idea di Sardegna, una Sardegna finalmente vera regione turistica. L'incontro è stato anche l'occasione
l'occasione per presentare i principali punti programmatici per la candidatura di Cucureddu nella lista dei riformatori. Franco Cucureddu, 48 anni, laureato in giurisprudenza, è stato sindaco di Castelsardo dal 2000 al 2010. Consigliere regionale uscente, ora è candidato nel collegio di Sassari. Nel corso del suo mandato ha presentato diverse proposte di legge sui temi del turismo, dell'artigianato, della nautica e degli enti locali. Il suo obiettivo è portare avanti una riforma dell'attuale modello economico, trasformando la Sardegna da regione assistita a regione produttiva. Questo si può ottenere solo puntando sul turismo, come fanno le principali isole del mondo, anche con risorse paesaggistiche e culturali molto inferiori alle nostre. È assurdo, afferma Cucureddu, che il turismo contribuisca al PIL sardo solo per l'8%. Il progetto di promozione della Eurospin Torres prosegue e coinvolge i sostenitori in un contesto differente da quello sportivo, una possibilità che la società intende sfruttare appieno. Vendere il marchio Torres attraverso piccoli eventi implica infatti che un maggior numero di persone si avvicini al mondo del calcio femminile. Anche gli scettici e chi non conosce il lavoro e l'impegno delle giocatrici, dello staff tecnico e dirigenziale. Dopo le due vittorie consecutive ottenute sul campo, le ragazze della Torres saranno protagoniste tra la gente, ma lontano dal Vannisanna. Stamattina ad ospitare le rossoblù sono state le gallerie Auchan. L'incontro con i tifosi e i simpatizzanti della squadra proseguirà anche nel pomeriggio. Una delegazione delle giocatrici è presente nello spazio a loro dedicato, dove è stato allestito un punto di ritrovo anche per la vendita di gadget della squadra. Il gruppo inoltre promuoverà il calendario 2014, realizzato per il secondo anno consecutivo e pensato con uno sguardo non sulle atlete ma sulle giovani donne. Uno strumento in più per far conoscere le giocatrici della squadra di calcio femminile di Sassari, al di là dei loro ruoli in campo. Le ragazze allenate da Manuela Tesse intanto proseguono la loro marcia in campionato, occupando il secondo gradino della classifica a soli due lunghezze dalla vetta. Il morale è alto e anche l'impegno delle ragazze è al massimo, in vista anche del prossimo impegno che vedrà le rossoblù protagoniste in Europa. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di questo sport, l'MMA, che sta imperversando in mezzo mondo e da un po' anche in Sardegna. Una disciplina che prepara, come dicono in molti, i guerrieri del futuro, poiché unisce tutte le arti marziali ed il pugilato e si svolge dentro una gabbia, da cui esce un solo vincitore. Uno sport maschio e spettacolare ma non violento, ci spiega Gianmario Mereu, preparatore atletico ed in cui anzi scene di fair play come il rugby ad esempio sono all'ordine del giorno. Uno sport crudo certo, però non violento. No, assolutamente, io ho un'altra concezione di violenza. Secondo me si può essere violenti anche facendo una partita di scacchi. Cioè, il nostro è uno sport maschio, ma la violenza è un'altra cosa. Non esiste uno sport violento, esistono persone violenti. Il fatto che a volte, è logico, faccio uno sport a combattimento e puoi uscire con un occhio nero, secondo me la violenza lascia solchi ben più profondi di un semplice livido alla cuscia o un occhio nero. Secondo me è molto più violento un coro razzista in una partita di terza categoria piuttosto che due persone consapevoli che salgono su un ring o dentro una gabbia e fanno quello che gli piace fare e per il quale si sono allenati. Quello che mi piace è che adesso questo sport che loro praticano in palestra o nei vari tornei, adesso finalmente si pratica a Sassari, ma a livello americano, come lo vedete nelle televisioni americane, con i maxi schermi, con la musica, con i commentatori e col microfono che esce dall'alto, con questa grande gabbia non piccola come questa che serve per l'allenamento, e lo farete qua a Sassari, uno spettacolo da veri gladiatori. Sì, appunto, l'evento si chiama Colosseum, è la mia visione, è il mio sogno, sto cercando
cercando di realizzarlo. Voglio portare in Sardegna di nuovo prestigio sulle arti marziali e lo sto facendo alla grande. Almeno spero di farlo alla grande, sto cercando, ho racchiuso i migliori atleti che abbiamo nello scenario nazionale e li sto portando appunto a Sassari. Si combatterà al Palace Santur di Sassari il 1 marzo, l'evento sto cercando di dargli anche una spettacolarità, cioè sto cercando di portare dentro anche gruppi che suoneranno live, corpi di ballo, tutto attinente alla vecchia Roma, al Colosseo, cioè voglio creare nuovamente i gladiatori e li voglio far combattere nella gabbia. Come prima si faceva con i gladiatori nell'arena. Bello, finalmente. Io sto tornando da Barcellona ora e subito ho detto, ma cavolo, tornare qua a Sassari è una tristezza, non c'è mai niente. Sono tornato che invece c'è l'evento spettacolare che è alle porte. Quindi informatevi perché sarà davvero un evento da non perdere. Ricordiamolo, Parasantoru, primo marzo. Ore 19:30. E beh, è spettacolo, America a sera, per forza. Gentili amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Oggi vi leggiamo un comunicato stampa che ci arriva direttamente dalla Confartigianato riguardo l'accordo raggiunto con la SIAE. Infatti la Confartigianato Imprese della provincia di Sassari informa le imprese artigiane che anche per l'anno 2014 è stata rinnovata la convenzione tra la Confederazione e la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori. Tale convenzione consente alle imprese artigiane associate l'applicazione dello sconto sui compensi dovuti dalle stesse che all'interno dei propri locali utilizzano apparati di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d'autore. Come per gli anni precedenti, attraverso la convenzione le imprese associate alla Confartigianato usufruiscono delle riduzioni percentuali sui compensi SIAE pari al 25% per la musica d'ambiente, al 40% per la musica d'ambiente per gli apparecchi installati sugli automezzi pubblici e al 10% per il trattamento musicale senza avallo. Si ricorda inoltre che l'abbonamento per la musica d'ambiente si sottoscrive presso la struttura SIAE competente per il territorio. Le imprese già abbonate nel 2013 che non hanno variato il numero, la tipologia degli apparati utilizzati e che sono ancora associate per il rinnovo dell'abbonamento possono utilizzare il MAV, ovvero il pagamento mediante avviso, eventualmente se l'avessero già ricevuto. Per poter usufruire della scontistica, tutte le imprese associate ed interessate dovranno richiedere presso la Confartigianato Provinciale di Sassari, sita in Via Alghero numero 30, una specifica dichiarazione associativa. La copia della convenzione è già disponibile negli uffici dell'associazione e il termine per il rinnovo degli abbonamenti e per i versamenti con le riduzioni è fissato per il 28 febbraio 2014. Questo è quanto comunica la Confartigianato di Sassari riguardo appunto l'accordo raggiunto con la SIAE. E noi siamo arrivati anche per oggi al termine di questo appuntamento con Telegin Radio. In chiusura vado a ricordarvi quelli che sono i nostri recapiti: 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegi.tv e cosa molto importante che sempre vi ricordo è che Telegi, la televisione di Sassari, è visibile 24 ore su 24 in tutto il mondo in streaming sul sito www.telegi.tv. Arrivederci! Brevi dalla Sardegna, Ozieri, femtocataratta, retina artificiale e nuove possibilità diagnostico-terapeutiche nel glaucoma. Il titolo del congresso promosso dall'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale civile di Ozieri, diretta dal dottor Francesco Zanetti.
L'evento in programma per venerdì 31 gennaio nella sala congressi del Museo Archeologico Convento delle Clarisse prevede 3 sessioni, durante le quali verranno illustrate le recenti tecniche di diagnosi delle malattie retiniche del glaucoma, con particolare riferimento all'esame OCT, tomografia a coerenza ottica. Al congresso, oltre al direttore generale della ASL di Sassari, Marcello Giannico, interverranno i direttori dei vari reparti di oculistica della Sardegna. Nel corso del congresso si parlerà della chirurgia del glaucoma e della chirurgia retinica. La discussione si soffermerà in particolare sulle metodiche chirurgiche con l'uso dell'effetmo laser, lo strumento che permette di eseguire incisioni sulla cornea e sul cristallino perfettamente calibrate, riducendo o addirittura annullando gli errori legati a quelle manovre che normalmente vengono eseguite manualmente.
Porto Torres. Si informano gli utenti disabili che usufruiscono del servizio ATP che è necessario recarsi negli uffici delle associazioni di categoria o presso gli uffici sindacali presenti in città per avviare le pratiche di rinnovo dei tesserini validi per l'anno 2014. La società Eurospin Torres Calcio Femminile ricorda ai tifosi e agli appassionati che nelle edicole di Sassari, Sennori, Porto Torres e Castelsardo è in vendita al costo di 10 euro il calendario 2014 della squadra. Sennori. Lunedì 3 febbraio nella chiesa parrocchiale di San Basilio alle 18 si terrà la Santa Messa in onore a San Biagio. Durante la funzione verrà impartita la benedizione della gola con le candele benedette del santo. Porto Torres. È possibile presentare domanda per la progettazione e per il rinnovo dei piani individualizzati per l'annualità 2014 presso i locali dei servizi sociali in Viale delle Vigne entro e non oltre il 21 febbraio 2014. Per informazioni 079 500 85 50. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu. Oggi sulla nostra emittente alle 20.30. Ospite Soleandro. TG Informazione e Approfondimento. Orari messa in onda. Dalle ore 13 alle ore 15.30. Dalle ore 18.30 alle ore 20.45. Dalle ore 22 alle ore 23.30.